Campidoglio è l'orgia del potere, cari amici. Campidoglio, l'orgia del potere. Allora, che cosa sta succedendo in Campidoglio da 2 o 3 mesi, da quando è stata insediata Virginia Raggi come sindaca di Roma in Campidoglio? Che sta succedendo? Sta succedendo di tutto e di più, perché il fatto che Virginia Raggi sia diventata sindaca di Roma ha un significato simbolico straordinario, perché Roma non è una città qualsiasi, Roma è la capitale d'Italia, non solo, Roma è anche la capitale del cattolicesimo. Il cattolicesimo è un impero sterminato. Essere sindaca di Roma vuol dire venire celebrato in tutto il mondo. E a Roma si è scatenata l'orgia del potere, e vi spiego che cosa intendo. Vi spiego da quando Virginia Raggi è diventata sindaca di Roma si è scatenata l'orgia del potere, perché sono iniziate le celebrazioni. Virginia Raggi è stata celebrata non solo dai mass media italiani, ma dai mass media di tutto il mondo. E però succede questo, che Virginia Raggi è stata eletta fondamentalmente con i voti pentastellati. Sì, ci sono stati anche i voti di destra. Di una certa destra si sono spostati, ma ciò è ininfluente. Al ballottaggio ci sono stati voti di destra, ma nel primo turno elettorale Virginia Raggi ha preso i voti dei pentastellati. Quindi i pentastellati romani, quelli che al primo turno hanno consentito a Virginia Raggi poi di andare al ballottaggio, e vogliono partecipare pure loro alle celebrazioni, perché loro, in cuor loro, i pentastellati romani dicono: sì, tu vieni celebrata con Virginia Raggi, però è merito nostro se tu al primo turno hai preso un certo pacchetto di voti che ti ha consentito di andare al secondo turno, e al secondo turno noi ti abbiamo votata di nuovo, e tu per certi motivi sei stata votata pure da altri della destra, perché la destra si è divisa. Ma siamo noi pentastellati che ti abbiamo fatta volare, ti abbiamo fatto andare in Campidoglio. E allora i pentastellati si sono spaccati, perché Virginia Raggi non ha fatto quello che avrebbe fatto Serafino Massoni, e che Serafino Massoni, che sono io, ha sempre detto che avrebbe fatto. E Virginia Raggi, una volta insediata come sindaco, doveva nominare come assessori solo dei pentastellati iscritti al movimento pentastellato. Ma chissà quanti pentastellati romani sono brillantemente laureati con 110 lode in scienze economiche, in scienze politiche, in scienze giuridiche. Ma chissà quanti ce ne sono, dice, non c'hanno esperienza, e vabbè, e se la fanno in itinere, cammin facendo. E invece no, Virginia Raggi accanto a sé ha voluto persone che stavano nella vecchia guardia, come quell'assessora che ha lavorato per 10 o 15 anni con le passate amministrazioni. Per carità, ha ricevuto un avviso di garanzia, non vuol dire niente, ma ci voleva un cambio radicale. Virginia Raggi avrebbe dovuto circondarsi solo di elementi pentastellati, solamente assessori nuovi assessori pentastellati, tralasciando il discorso sull'esperienza, sulla professionalità. Si tralasciano questi discorsi, perché poi uno che è laureato brillantemente in scienze politiche, in scienze economiche, in scienze giuridiche, chissà quanti ce ne sono a Roma di giovani pentastellati, disoccupati e brillantemente laureati, magari con 110 lode in scienze politiche, in scienze economiche, in scienze giuridiche. Doveva prendere questi giovani qua,
Allora, non avendo fatto così Virginia Raggi, cioè non ha seguito i miei consigli Virginia Raggi, è chiaro che è scoppiata una lotta interna al movimento pentastellato. Io la chiamo loggia del potere, loggia del potere, è perché i giovani pentastellati, brillantemente laureati in scienze politiche, in scienze economiche, in scienze giuridiche e magari pure disoccupati, ci sono rimasti male quando Virginia Raggi si è rivolta altrove per nominare gli assessori, quella assessora che adesso sembra che sia indagata, ma conta poco che sia o non sia indagata, conta poco, la doveva mettere da parte, cioè doveva mettere un giovane pentastellato, disoccupato e brillantemente laureato in scienze economiche o in scienze politiche o in scienze giuridiche, capito? Invece si sono sentiti messi da parte, si sono sentiti esclusi e quindi si sono schierati si sono creati due schieramenti lì a Roma. Lo schieramento dei duri e puri ortodossi e lo schieramento dei pragmatici. Ma la lotta continua, adesso dovrà esserci una continua depurazione e sin quando Virginia Raggi avrà rimesso a posto gli equilibri interni al movimento pentastellato, ci si deve fidare dei giovani pentastellati romani disoccupati ma brillantemente laureati in scienze giuridiche, in scienze economiche, in scienze politiche, non so se mi capite, capito? È l'orgia del potere, dicono guarda Virginia Raggi che tu stai lì e tu ti godi la celebrità capitolina, nazionale e mondiale, ma siamo stati noi che ti abbiamo votato. Siamo stati noi che ti abbiamo votato al primo turno, ti abbiamo consentito di andare al ballottaggio e ti abbiamo rivotato pure al ballottaggio, capito cari amici? È così semplice, cari amici. È l'orgia del potere. Il potere può dare anche la testa, si perde la testa per potere, cari amici. Vabbè, comunque io faccio sempre tanti auguri alla nuova gestione pentastellata del Campidoglio, va bene cari amici? A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni che sta qua al Barmalù della Garbatella.